Martedì è di tempo di benchmark. Da 20 minuti, ma non è quello che state pensando voi. Riscaldamento, per 3 set dobbiamo andare a fare che cosa? 5 hindu push up, poi abbiamo 10 lunges e poi abbiamo 15 superman pull down. Benchmark. AMRAP 20 minuti, starete pensando praticamente tutti a Cindy e invece no, il benchmark di oggi è a Mary. Mary prevede per 20 minuti di fare il maggior numero di round di che cosa? Di 5 handstand push-up, 10 pistol squat alternati e 15 chest to bar, quindi sono dei pull-up sì, ma non devo arrivare col mento sopra la sbarra, ma devo toccare con il petto la sbarra. Quindi 5, 10, 15, 20 minuti, maggior numero di round. Abbiamo detto che questo è un benchmark, quindi una volta finito prendete il vostro cellulare, scrivete nelle note, nel libricino dei vostri score, scrivete Mary, scrivete la data di oggi, scrivete quanto round avete fatto, se avete scalato i movimenti, se avete usato l'elastico, eccetera, 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 in maniera tale che quando poi tra un po' andremo a rifare questo benchmark potrete cercare di migliorarvi. Se ti manca qualcuna delle attrezzature appena descritte, o meglio, ti manca la sbarra per fare i chest bar, non ti preoccupare. Sotto abbiamo le altre due modalità di allenamento, la home equipment, quindi se a tua disposizione hai solo dei pesi, alcuni pesi che possono essere dumbbell e kettle, ma non hai sbarre, non hai bilancieri, vai a leggere, quella è la modalità di allenamento che fa per te, o c'è anche quella no equipment, cioè non hai nulla a tua disposizione, corpo libero, abbiamo anche quella. Vai sotto a leggere e non puoi non allenarti. Per quanto riguarda il cash out di oggi, ovviamente essendo un bel benchmark, un bel selfie sudati e sorridenti post workout, poi postatelo sui social e mi raccomando taggateci su Instagram, Facebook, oltre a questo canale YouTube. Iniziamo con gli hindu push up, quindi ci corichiamo a terra, teniamo i piedi magari un pochino più lontani rispetto al solito, mani sotto le spalle, da qua ci spingiamo via da terra cercando di mantenere il bacino il più possibile vicino a terra. Dopodiché, mantenendo le gambe tese, inseriamo la testa in mezzo alle braccia e poi ritorniamo a terra. Quindi spingo con le braccia, testa in mezzo alle braccia e poi ritorno a terra. Dopodiché abbiamo i lunges, quindi gli affondi, un passo in avanti, il ginocchio della gamba dietro tocca il pavimento, spingo per riallineare i piedi e tornare alla posizione di partenza. Alterno sempre destra e sinistra. Ultimo movimento del warm up, superman pull down, quindi coricati pancia a terra, solleviamo gambe e braccia, portiamo i gomiti all'indietro, quindi tiriamo indietro, chiudiamo le scapole, attiviamo i dorsali e poi andiamo a ristendere di nuovo le braccia in avanti. Workout di oggi, abbiamo detto che un benchmark è Mary. Il primo movimento sono gli handstand push-up, quindi le spinte in verticale al muro. Appoggiamo le mani a terra, andiamo in verticale e in verticale solo i talloni toccano il muro. Da qua andiamo a appoggiare la testa sul cuscino, i glutei al muro, portiamo le ginocchia verso i gomiti, scalciamo verso l'alto, stendiamo completamente le braccia e ritorniamo così nella posizione di partenza. E poi di nuovo testa, glutei, ginocchia verso i gomiti, scalcio e stendo. Secondo movimento, pistol squat, quindi l'accosciato su una gamba sola. Possiamo farlo con la gamba in avanti, distesa in avanti, che non tocca per tutto il range movimento al pavimento, oppure semplifichiamo un pochino andando ad appoggiare l'altra gamba e il piede dietro. Oppure un pochino più difficile, il piede non è appoggiato al pavimento, ma andiamo ad appoggiare proprio sulla caviglia. Terzo ed ultimo movimento sono i chest to bar, quindi sono dei pull up, ma andiamo a toccare con il petto alla sbarra, quindi mani un po' più larghe delle spalle, swing, pike and pull e petto che va a toccare la sbarra. Ovviamente possiamo scalare i chest to bar con dei pull up, quindi con il mento che arriva sopra la sbarra. E per concludere, un bel selfie post benchmark.